Siamo? E gara 3, dentro o fuori, o in vacanza o in semifinale. Montecatini e Faenza sono la sfida decisiva dei quarti di finale. Una vittoria per Montecatini, una vittoria per Faenza. E adesso chi vince questa partita potrà aver compiuto una vera impresa, ma soprattutto se sarà Montecatini a vincere potremo parlare di impresa, perché per Faenza è un traguardo abbastanza annunciato, considerata la forza del roster e il budget a disposizione della società faentina, mentre la piccola Montecatini prova ad azzannare la preda più grossa. Buonasera a tutti da Raffaello De Maio, stasera sono senza il mio fido scudiero Matteo Vercellini, che è impegnato in eventi ben più importanti, il 40° della moglie, li saluto a entrambi. Ho accanto a me Filippo Palazzoni della Nazione, che coinvolgo subito. Breve commento flash, Filippo, una partita importante, ma Montecatini se la vincesse avrebbe completato, diciamo, una stagione straordinaria. Sì, è un percorso di crescita che è iniziato 2 anni fa e che oggi vive il suo punto culmine. L'avversario è molto difficile da prendere. Alle 17.55 non si perde mai. Quintetti in campo, pronti agli ordini degli arbitri, Giovanetti e Corazzo. Arriva palla conquistata da Faenza con l'attacco solo di Cappelli, che fa saltare per tutti, sbaglia e ripasso non è controllato da Calmarini. La palla è per Faenza. Internazionale per Montecatini, per Faenza, Belucci, Perin, Chiappelli, Silimani e Gattoni. Chiappelli, Pistatella 3, il servito Silimani che va a spiegare il palo di Gattoni, palla toccata da Gattoni, poi Centinani guida il primo attacco di Montecatini in questa gara 3. Primo fallo per Cappelli, primo fallo per Silimani, primo vaso offensivo per Dalmarini. Centanni, Meini, arriva al blocco di Dalmarini, Meini si libera, poi Artioli avrebbe spazio per tirare, ma non lo scusa, fallendo per Dalmarini, fuori per Artioli, altre punti, la spara, la sbaglia, rimasta in attacco di Petrucci, secondo rimasto offensivo, terza occasione per Montecatini per scrivere i primi punti. Dalmarini scarica per Petrucci, qua Centanni, ora tira lui, 3 punti, c'era su 33 punti per Montecatini nelle prime 3 azioni. Ora bella palla per il Silimani, il primo canestro segna Faenza.
per Petrucci, si incarica, poi la tocca a Catarini, non c'è pressione di campo, Catarini per Leini, Leini si sta gioco, Leini da tre punti, il capitano, rompe il ghiaccio, con appena 3 punti della partita, dopo 5 tentativi andati a vuoto. Su 5 da 3 punti per l'Arecchio, ora in attacco, Lepretini ha tirato 9
sperare di arginare una squadra come Faenza che in questo primo quarto ha fatto tutto quello che doveva fare, sta tirando con 7 su 14. Pallone di Cent'anni su Benucci, Pagani, passi di Pagani,
Volle l'ultimo tiro a croce, Campanella. Toglie Molis e mette 100 anni per l'ultimo attacco. Dopo i due liberi di cent'anni inizia il primo, 20-12 per Faenza, eravamo 18-6. Realizza cent'anni che poi esce perché ha due palle ed entra in campo e Votti, 20-13, 16 secondi. Benedetti, ma Centani lo batte, va fino in fondo, linea di fondo per Centani.
punti per Pagani. Yeah.
7 per Montecatini, 20-4 in poco più di 9 minuti. Grande risposta, soprattutto mentale, prima che tecnica, perché Montecatini stava facendo fatica, ora ha riportato l'universo dalla sua parte e l'ha fatto anche con l'aiuto del suo uomo forse definitivamente più dotato, che è Centani, che sembra essersi svegliato in questi ultimi possessi e ha messo la firma su un sorpasso e ora su un piccolo allungo che fanno ben sperare. 26-22, parziale in questo quarto è di 13-2 per la squadra rossoblu, che ha cambiato completamente marcia in difesa e dalla difesa arrivano anche attacchi più bilanciati, più convinti, perché quello che mancava a Montecatini nei primi 5 minuti era la faccia cattiva. L'ingresso in campo di Bolis ha sicuramente dato più sicurezza alla difesa. Ora Bolis ha appiccicato a Perucci, entra Brighi, esce Iattoni.
pari. Galli per Garmarini, ancora Galli per Boris, palla persa, attenzione Perucci, lanciato il colpo piede, finisce Boris. Thank you.
Primo fallo per Aromando. Bene, riceve da Galvanini. Un minuto e 50 alla fine. 9 secondi per chiudere questa azione. Polis inventa l'ambientazione, Petrucci va dentro, scarica per Polis che è solo, viene stoppato da Romando. Caso di Monte
sarebbe ugualmente una stagione straordinaria di grandissimo livello. Quarto posto finale alla fine del campionato, record societario assoluto, e essere riusciti a portare fino alla bella una squadra come Faenza è un risultato assolutamente di grande livello. Mancherebbe la ciliegina sulla torta, ma vediamo se riusciamo a mettercela. Ripartite con Chiappelli, mettere sotto, realizza superando la marcatura di Artioli. Il 4 Faenza. Iniziato con Faenza, subito ha provato la fuga 18-6, poi la rimonta vigorosa e veemente di Montecatini, che è arrivato fino al 26-22 in vantaggio. Poi grande equilibrio. Merilla, resto tiro, sbaglia, rimbalzo in attacco di Cappelli, poi Sinibali, ora Iattoni, ci prova lui, sbaglia, altro rimbalzo per Faenza. Thank you.
Inter fa un recupero prodigioso. Thank you.
quindicesimo gli è stato trovato dagli arbitri. Alberini in retta con il delivery. Esce bene in entra Galli. Un po' di rimosso per il capitano. Esce Brilli, entra bene. Delivery per Lorenzo Galberini. Per attirare Galli.
Pagani per Aromando. Benedetti. 4 punti Benedetti a corto. Rimbalzo per Caezza, l'ultimo a toccare è stato Evotti. La squadra di coach Campanella. Artioli, Beremeni, zona presa, Bolis la batte con questa predazione e va a prendersi un fallo. Partita splendida di Alessio Bolis, splendida, oltre la difesa anche i punti, ne ha segnati 7, di cui la bomba che ha chiuso il terzo quarto. Possessi di vantaggio. Sbaglia, rimbalzo di Cappelli. Più 7. Buona difesa. Tra gli attoni, esce Brighi, va con più tetto base, Regazzi. Fallo su Cappelli di Evotti, gli ha impedito letteralmente di tirare, rimessa per Montecatini. Fallo dei Votti, ma tutti ben spesi i falli di Francesco Votti. Riceve Benucci, fuori, vado fuori Benucci, mi sembrava anche a me, col piede di rinforzo, ma l'ha persa Faenza, 8 e mezzo, manca sempre troppo, purtroppo. Palla nelle sagge mani del capitano.
lui canestro, incredibile! Alessio Bonis, incredibile! Più 9, 45 alla fine. Yeah.
arrivare fino in fondo. Thank you.
tutto dalla fine. Time out per Faenza, 1 minuto e 20 dalla fine.
stanno consultando, la palla è andata fuori. Fallo di Meli su Perin, due liberi per Perin, 43 secondi alla fine. Realizza il primo, più 8.